Prima di pregare vorrei leggere in Romani capitolo 5 i primi versetti. Romani capitolo 5 i primi versetti. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia, nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza è esperienza è l'esperienza speranza. Ora, la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Fin qui, questa preziosa e santa parola di Dio. Qui si parla della fede, della giustificazione, della pace con Dio che abbiamo ricevuto mediante la fede in Gesù Cristo. Qui si parla dello stato della fede che abbiamo raggiunto e dell'esultanza nella speranza della gloria di Dio. E Paolo, il grande apostolo, si spinge oltre. Non si concentra soltanto sulla futura gloria di Dio. No. Lui dice... E non solo, ci gloriamo anche nelle afflizioni. Sapete, quando non dobbiamo affrontare delle afflizioni, gloriarsi della grazia di Dio è facile, ma soprattutto... Nelle situazioni più difficili, nelle più grandi afflizioni e angosce, quando non abbiamo più nulla di cui gloriarci, possiamo gloriarci ancora di più, ancora più profondamente della grazia e della misericordia di Dio che ci è stata data, allora non ci gloriamo più di ciò che abbiamo fatto, di ciò che abbiamo ottenuto o di ciò che potremmo mostrare. Ma comprendiamo finalmente che è solo la grazia di Dio che ci è apparsa e ci è stata concessa in Gesù Cristo nostro signore e allora ci gloriamo di questa grazia dal profondo del nostro cuore in un modo che prima non eravamo in grado di fare che in modo superficiale Così, quando Paolo dice qui, ed esultate nella speranza della gloria di Dio, sì, anche più di questo. C'è qualcosa di più di questo? Chiunque può gioire della futura gloria di Dio. Ma poi... Quando arrivano le afflizioni, a volte sembra difficile. Paolo dice: sì, anche più di questo. Ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione genera pazienza. E noi. Abbiamo bisogno di pazienza affinché dopo aver fatto la volontà di Dio possiamo ricevere la promessa. Dunque l'afflizione porta pazienza. Chi ha bisogno di pazienza deve prima avere l'afflizione. Perché il frutto dell'afflizione è la pazienza. E anche la pazienza produce qualcosa. E qui dice, ma noi ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. E la pazienza è esperienza. È l'esperienza, la speranza, e la speranza non rende confusi, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Che Dio benedica riccamente questa parola in e su di noi all'inizio di questa riunione, affinché possiamo fissare i nostri occhi su di lui ed essere elevati nella fede. Il mio interesse nella proclamazione della parola di Dio è che le persone siano sollevate che gli afflitti siano confortati, che i perduti siano salvati, che i malati siano guariti. Non importa quale sia il bisogno o la preoccupazione con cui vengono alla riunione, ma che tutti, proprio tutti, ricevano da Dio ciò di cui hanno bisogno e che chiedono. E non dipenderà da Dio, ma da noi oggi pomeriggio, se ognuno porterà via una benedizione duratura da questa riunione. Fissate i vostri occhi su Gesù. Autore e compitore della fede. Distogliete lo sguardo da voi stessi, da me e da tutti gli altri e guardate a Gesù Cristo, il nostro Signore, e guardatelo mentre Lui muore sulla croce del Golgotha per noi, per me e per voi. La pazienza di cui tutti abbiamo bisogno è la speranza che non porta alla delusione. Le speranze umane portano alla delusione, ma la speranza fondata nella parola di Dio non provoca delusione, ma porterà con sé un'alta ricompensa. È l'ultima frase qui, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Questo è molto importante. Possiamo pensare di essere pieni di speranza nelle cose divine, questa speranza si realizza solamente quando Dio può riversare il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo e mettere il suo sigillo su di noi. E questo è il sigillo dello Spirito Santo. Dunque, tutta la fede di cui si parla qui, è realizzata dall'amore di Dio che viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo. Voi tutti sapete che abbiamo la crocifissione, la risurrezione e l'ascensione e poi la Pentecoste. Tutto questo va insieme e riguarda la vostra e la mia salvezza e redenzione. Senza l'esperienza della Pentecoste, il Golgotha non è completo. Senza l'una o l'altra, la seconda o la terza, non ha il significato che Dio vuole che abbia. Il Signore vuole che tutto ciò che ha preparato per noi sia nostro e che il nemico non possa contestarlo. Oggi crediamo al nostro Dio con tutto il cuore. Confidiamo in Lui e accettiamo con fede che non solo Egli ci benedirà, ma ci darà ciò di cui abbiamo bisogno da Lui. Restiamo in piedi e preghiamo insieme. Padre Celeste, con il cuore chino, ci riuniamo davanti al tuo santo volto. Non siamo davanti agli uomini, ma davanti a te, il Dio Santo, al quale sono rivelati anche i pensieri più profondi e nascosti dei cuori. Signore del cielo e della terra, che hai portato una redenzione eterna, apri a noi come redenti la chiara visione nel più profondo dei nostri cuori per la completa e intera redenzione e per ciò che hai preparato per noi. Fedele Signore, fa che da questo servizio scaturisca un frutto eterno. Salvatore. Parlaci come un amico parla al suo amico. Apri il tuo cuore e parlaci. Signore, noi dipendiamo da te. Io non so cosa dire. Signore, sono qui e ti chiedo insieme a tutti i miei fratelli e a tutte le mie sorelle di essere benevolo con noi e di far scendere il cielo sulla terra, di adombrare questa sala e inondare ogni cuore. Glorifica il tuo nome e conferma la tua parola. Salvatore, oggi vogliamo crederti di cuore affinché il tuo braccio sia steso, che si compiano segni e prodigi che avvengano guarigioni sotto la predicazione della tua parola. Oh Dio, Signore, perché la tua potenza è potente nei deboli che annunciano la tua parola onnipotente. Oh Dio, tu vivi e ti riveli. Salvatore. Togli tutto ciò che disturba. Signore, ti preghiamo, copri tutti noi con la potenza del tuo sangue, che il sangue dell'agnello, l'agnello di Dio, morto sulla croce del Golgotha, possa questo sangue divino e santo renderci ora graditi al Dio Santo, davanti al quale ora appariamo, davanti al quale ora possiamo venire. Signore, purifica la mia e la nostra coscienza da ogni opera morta. E rendici testimonianza confermando la tua parola ti chiediamo anche di cuore la guida del tuo spirito santo oh dio non vogliamo una riunione ordinaria di tipo umano vogliamo sperimentare una straordinaria, soprannaturale riunione in cui tu possa ministrarci. Salvatore, fa che troviamo grazia davanti al tuo santo volto e inclinati verso di noi e guardaci con misericordia. Perdona completamente e santifica. Purifica e santifica. E noi ti renderemo grazie. Ti loderemo e ti glorificheremo. Salvatore, rialza tutti coloro che sono oppressi. Fascia tutti coloro che sono contusi. Guarisci tutti coloro che sono malati. Oh Signore, mio Salvatore, sii presente, sia la parola nella mia bocca, sia la potenza che viene su tutti quando la tua parola viene proclamata, che il tuo spirito a leggi sull'assemblea! Alleluia! Dio Onnipotente, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Dio di Israele, Dio di tutti i profeti. Tu ci hai parlato in questi ultimi giorni, e metterai in pratica ciò che hai detto in ognuno di loro. Signore, ti sia gradito che chiediamo insieme, ravviva la tua opera, Signore, ravviva la tua opera in me, nei miei fratelli, nelle mie sorelle, affinché... Possiamo essere sollevati dalla vita quotidiana, con le sue preoccupazioni e i suoi bisogni, e posti su un terreno più alto per poterti adorare. Benedicici, dacci nuova grazia, adorazione e onore al tuo meraviglioso e santo nome. Tu sei presente. Alleluia. Io ti lodo. Scorri in noi con la tua potenza. Adorazione sia a te, ora e per sempre. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.

Sono alcuni pensieri che vorrei condividere con l'aiuto di Dio e che approfondiremo molto brevemente. Dal Salmo 33 leggo i versetti 4 e 5, poiché la parola dell'Eterno è retta. E tutta l'opera sua è fatta con fedeltà. Egli ama la giustizia e l'equità. La terra è piena della benevolenza dell'Eterno. Questi sono due versetti meravigliosi che dicono più di quanto possiamo afferrare e misurare in questi momenti. Perché la parola del Signore è verace, come Dio stesso è verace, così è verace la sua parola. E Paolo scrive in Romani, spinto dallo Spirito di Dio, Dio è verace e ogni uomo è bugiardo. Dio è verace, rimane verace. La sua parola è verace e in tutte le sue azioni... Lui è fedele. C'è poi il noto passo che Paolo deve aver scritto nella sua epistola. Anche se noi fossimo infedeli, Dio rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Non può annullare il suo consiglio. Non può dire devo rinunciare. Dio è verace, così come è verace la sua parola. E ciò che egli ha deciso di fare lo porta a termine. Il suo cammino può passare attraverso alti e bassi ma si conclude nella gloria di Dio, perché la parola del Signore è verace e in tutte le sue azioni Egli è fedele. Ogni promessa che si trova nella parola di Dio è sostenuta da Dio. Lui ha garantito la sua veridicità, la veridicità della sua parola e la sostiene affinché la nostra fede non vacilli, ma abbia un terreno solido sotto i nostri piedi di fede. In tutte le sue azioni, egli è fedele. Lui ama la rettitudine e la giustizia. Della bontà del Signore, la terra è piena. Che il vostro e il mio cuore siano oggi pieni della grazia del Signore. Che trabocchi secondo la parola, dall'abbondanza del cuore, la bocca parla. Dal Salmo 106 voglio leggere i versetti 12 e 13 e poi continuare a leggere. Salmo 106. Versetti 12 e 13. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ben presto però dimenticarono le sue opere. Non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi. Qui vengono dette due cose. Da un lato, loro credettero alle sue parole. Dall'altro, non hanno atteso l'esecuzione dei suoi propositi. L'uomo vuole davvero portare avanti la causa di Dio a passo spedito e portarla a compimento ma dio ha un piano dunque qui dice allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode questa parte è qualcosa di meraviglioso si tratta dell'esodo del popolo di israele Dopo aver attraversato il Mar Rosso e videro l'azione potente del loro Dio, poi credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. E proprio nel versetto successivo dice, ben presto però dimenticarono le sue opere. Non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi. Sapete che a volte come credenti riceviamo le cose divine con tanta facilità e altrettanto facilmente le lasciamo cadere. Ma quando riceviamo le cose di Dio con tutto il cuore, e con profonda gratitudine, la superficialità, sia nel cantare che nel pregare, o qualunque cosa sia, sperimentiamo un approfondimento nel vostro e nel mio cuore. In quel tempo, videro le grandi opere di Dio. Miriam suonò il tamburello sulla via del Mar Rosso e le figlie di Israele cantarono. E tutto il popolo del Signore si unì alla lode. Erano accadute cose grandi e gloriose e loro credevano alla sua parola e cantavano la sua lode. Poi arriva subito il versetto triste. Ben presto però dimenticarono le sue opere. Non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi. Questa è la condizione della Chiesa di Gesù Cristo. Tutte le cose che sono accadute al popolo di Israele dopo l'Esodo, con i capitoli 12 e 13 dell'Esodo e che vengono poi elencate, hanno un significato profetico per la causa della Chiesa del Nuovo Testamento. Essere pazienti è il nostro problema più grande. Sappiamo che Dio si rivelerà con potenza, ma non si può affrettare questa potente rivelazione di Dio con le proprie forze. Non si può. Qui dice, non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi stiamo traducendo i due sermoni più importanti che il fratello Branham ha predicato nel dicembre del 1962 e li pubblicheremo perché sono semplicemente necessari come introduzione all'apertura dei sette suggelli per darne le basi ma lì continuo a dire non so cosa fare lui esprimeva la sua perplessità umana attraverso le parole d'altra parte nel profondo del suo cuore era convinto che Dio ha un piano e questo piano lo porta avanti. Sapete, anche i più grandi profeti, in termini terreni, erano esseri umani con motivazioni umane che a volte avevano e che sono persino scritte nella Bibbia. C'era il grande profeta Elia che Dio aveva appena esaudito con potenza e improvvisamente si trova nel deserto e dice Signore voglio morire, non sono migliore dei miei padri. E venne l'angelo del Signore e lo fortificò perché aveva un altro incarico da portare a termine. Il divino nella vostra e nella mia vita non è costituito da cose terrene che voi e io abbiamo ricevuto nella culla. Il divino... Nella vostra e nella mia vita è la parola di Dio che i profeti hanno ricevuto, che gli apostoli hanno proclamato. Qualcosa di divino doveva essere messo in noi affinché non diventassimo solo esseri umani, ma figli di Dio. Ogni essere umano su questa terra è figlio dell'uomo, ma figlio di Dio è solo chi nasce di nuovo dalla parola e dallo Spirito di Dio. Ma il Signore si è manifestato come figlio di Dio affinché noi diventassimo figli e figlie di Dio. Ben presto però dimenticarono le sue opere, non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi. Oggi ho una sola richiesta, che Dio mi conceda di attendere con pazienza e fede l'esecuzione dei suoi propositi. Di non intromettermi nella causa di Dio, senza autorizzazione, intraprendendo questo e quello. Dopotutto, il mio impegno non è opera di Dio e nemmeno il vostro. Dobbiamo lasciare a Lui l'opera di Dio. Egli l'ha iniziata. E la porterà a termine. Ora, nel Salmo 106, il versetto 22, forse il versetto 23, egli parlo di sterminarli. Tuttavia Mosè, suo eletto, stette sulla breccia davanti a lui per impedire all'ira sua di distruggerli. Dio non poteva sopportare l'ingratitudine del suo popolo. E non era giusto per lui che non aspettassero fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi. Voi stessi sapete che quando Mosè e i settanta e probabilmente altri due salirono sul monte, il tempo era diventato così lungo per loro che il popolo venne da Aaron e disse: Non sappiamo che fine abbia fatto Mosè. Facci un Dio che ci preceda. Cosa ce ne facciamo di un Dio che? che facciamo andare davanti a noi, e noi possiamo precederlo, possiamo fare a meno di un tale Dio. Vogliamo un Dio vivente che vada davanti a noi. Ma essi non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi, avevano fretta e fecero qualcosa per conto loro. Dio ha un tempo e un'ora per ogni cosa. E se non sbaglio, ora siamo molto vicini all'ora di cui parlava il fratello Branham nel 1962. Tutte le dichiarazioni lo indicano con serietà. E sappiamo che ci stiamo avvicinando alla fine, a passi da gigante, e che non rimane molto tempo che Dio ci conceda di rimanere riconoscenti, di lodare le sue opere e di cantare le sue lodi. E di attendere fiduciosi l'esecuzione dei suoi propositi, di non affrettarci, ma anche di non restare indietro. Del popolo di Israele si dice che non c'era tra loro un uomo debole né uno che zoppicasse. Alleluia! Chi era il suo consigliere? Per istruirlo, quanto sono imperscrutabili le sue vie e insondabili i suoi giudizi. A volte siamo come davanti a un enigma e poi arriva il momento in cui Dio risolve l'enigma. Voi e io possiamo prefiggerci di risolvere un enigma, di cambiare una condizione. E quanto più vogliamo migliorare quella condizione e riequilibrare la situazione, tanto più peggiora. Voi e io dipendiamo da Dio. Siamo così deboli e patetici che non possiamo aiutarci da soli. Perciò possiamo dire, il mio aiuto viene dal Signore che ha creato il cielo e la terra. E possiamo aspettare questo aiuto e sapere che Lui lo darà. Qui si parla di Mosè come di un eletto. Se Mosè il suo eletto non fosse entrato nella breccia, notate che anche tra il popolo di Dio ci sono degli eletti. Poi, quando si presenta una situazione, loro entrano nella breccia, si gettano davanti al volto di Dio. E come disse Mosè, Signore, prendi la mia vita, ma lascia vivere questa gente affinché i nemici non possano dire che non hai potuto compiere la tua opera. Che cos'era? Era la mente di Gesù Cristo. E questa è la mente. Di tutti gli eletti per entrare nella breccia. Come Cristo, sommo sacerdote in alto, così noi, come nazione di sacerdoti, ci gettiamo nella breccia gli uni per gli altri e portiamo insieme il fardello per adempiere la legge di Cristo. Poi dice qui, nei versetti 32 e 33, lo provocarono anche presso le acque di Meribba e venne del male a Mosè per causa loro, perché inasprirono il suo spirito ed egli parlò sconsideratamente. Anche Mosè, l'eletto di Dio, che si era messo sulla breccia per il popolo, in quel momento pronunciò sconsideratamente parole che non erano giuste agli occhi di Dio. Erano le acque della contesa. È così che si chiama qui e accadde a Meriba e significa amarezza. E ovunque sorga una radice di amarezza, si produce un grande danno. L'ira, il conflitto e la discordia nascono senza che nessuno abbia la soluzione. Mosè soffrì amaramente. Perché? perché aveva detto qualcosa senza riflettere. Vorrei leggere il versetto 49 del Salmo 119. Salmo 119, versetto 49. Ricordati della parola detta al tuo servitore su di essa mi hai fatto sperare. Nella parola di introduzione abbiamo letto in merito alla speranza, in merito alla fede, alla pace, in merito a tutte queste cose. In Romani capitolo 5. Qui dice ricordati della parola detta al tuo servitore. Oggi possiamo dire, Signore, mantieni le promesse che hai fatto alla tua Chiesa. E non abbiamo bisogno di dirgli di mantenerle. Dobbiamo solo credere che le realizzerà nella vostra e nella mia vita. Dio mantiene le sue promesse. Alleluia. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Anche noi abbiamo parlato o agito in modo avventato che anche Dio si è stancato di noi. Una cosa possiamo saperla. Dio non è un uomo che vuole o deve misurare con criteri umani? No. Dio è verace ed è fedele in tutte le sue azioni. Ricordati della parola detta al tuo servitore, ricordati della parola detta alla tua Chiesa e adempi le tue promesse. Qui dice su di essa mi hai fatto sperare. In Romani leggiamo che la speranza non ci renderà confusi perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Qui l'autore del salmo dice su di essa mi hai fatto sperare. La Chiesa sposa ha una speranza legittima fondata sulla parola di Dio e posta in mezzo al popolo di Dio attraverso il ministero profetico del fratello Branham affinché avessimo una speranza legittima a cui aggrapparci. Non si tratta di una cosa inventata da qualcuno e sospesa nell'aria, ma di una speranza fondata nella parola di Dio. Ai nostri giorni si stanno adempiendo promesse che non sono state date ieri o l'altro ieri in qualche riunione. Le profezie delle sacre scritture che sono state date migliaia di anni fa si stanno adempiendo e noi possiamo avere una parte in esse. Dio è un Dio fedele. Alleluia. In tutte le sue azioni lui rimane fedele. Noi possiamo essere fragili e deboli miserabili, tanto che a volte non si ha più il coraggio di alzare il viso verso il cielo, ma lo si deve gettare a terra. Eppure nel profondo del nostro cuore c'è una speranza così viva, una speranza giustificata fondata sulla parola di Dio, promesse riassunte che tutti noi dobbiamo testimoniare in questi ultimi giorni. Molti non riconoscono la differenza fra tutti gli altri movimenti e direzioni spirituali e tra i chiamati fuori e la chiesa separata del Signore in questo tempo. E fratelli, se non abbiamo una visione chiara, non avremo nessuna di queste cose. Se siete ancora qui e volete essere là, allora non avete nulla di completo là. È solo qualcosa a metà qui. Il popolo di Dio è stato chiamato fuori da tutta la Babilonia di questo tempo. Ed è questa parola profetica vivente che abbiamo ricevuto. Questo è il divino in voi e in me. La parola sta prendendo forma diventa una realtà nel vostro e nel mio cuore. Con la parola del profeta Isaia, capitolo 30, mi avvio alla conclusione. Qui nel profeta Isaia, nel capitolo 30, sta scritto dal versetto 15, poiché Così aveva detto il Signore l'Eterno, il Santo di Israele. Nel tornare a me e nello stare in riposo sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Fermiamoci un attimo su questo versetto. È una profezia perché dice: Così dice il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare in riposo, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Chiunque abbia ascoltato le parole di Dio e le abbia comprese nel suo cuore, mediterà su queste parole e diventerà calmo alla presenza del Signore. Naturalmente, c'è molto da dire. E tutti noi abbiamo sperimentato come erano o sono le cose in questo mondo. Il mondo è in attesa di sensazioni. Bisogna fare notizia per poter vendere le cose. Quando ero giovane... Il quotidiano aveva forse tre pagine, poi quattro, poi cinque. Oggi si riceve un quotidiano in mano se rilevante a 30 o più pagine. Che cosa è successo? Tutto si sta riversando sull'umanità. Nessuno può più riposare. L'umanità intera è come un mare agitato e non riesce più a calmarsi. È come un ruggito e nessuno sembra riuscire a stare fermo. Ma c'è un popolo di Dio che è entrato nel riposo. E io ne sono particolarmente grato per il versetto della lettera agli ebrei. Lì sta scritto resta dunque un riposo per il popolo di Dio. E chi è entrato in questo riposo è entrato nel riposo in Dio. Alleluia. Ed è di questo che si tratta. In quel tempo il popolo di Israele non poteva aspettare fiducioso l'esecuzione dei suoi propositi, la continuazione della sua opera con il suo popolo. Era troppo lento per loro. Questa è la mia e la vostra tendenza umana. Ma Dio ha un piano, un piano glorioso. Entrate nel riposo di Dio, abbiate pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E poi riposate in Dio e dite Signore, quando lo farai, io sono già pronto oggi a riceverlo e ad accettarlo. Ma non voglio precederti. Aiutami. E dammi la grazia di entrare in contatto con la tua opera. E questo è diventato grande per me. Fin dall'inizio del ministero ho dovuto portare avanti che bisogna essere pazienti finché Dio non fa tutte le cose. E ho avuto questa frase per anni, per avere il collegamento al momento giusto con l'opera di Dio. Naturalmente tutti noi abbiamo avuto l'impressione, quando abbiamo ascoltato le cassette, e percepito i sermoni del fratello Branham, ancor più di coloro che leggono soltanto, perché non notano l'enfasi nella sua voce quando leggono un sermone come un opuscolo. Ma tutti quelli che lo ascoltavano acusticamente dovevano pensare che questo giorno poteva essere davvero l'ultimo. E se domani il sole sorgerà di nuovo, sarà solo per grazia. E gli anni sono passati. Nel tornare a me e nello stare in riposo, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia. Anche la calma senza la fiducia non ha valore. Bisogna mettere insieme tutto ciò che sta insieme. E quando siamo arrivati a riposare in Dio, riposiamo innanzitutto nel fatto che Dio ha mandato il suo servitore profeta secondo la parola di Dio. Riposiamo nel fatto che attraverso la voce del messaggero della settima epoca della Chiesa, tutti i misteri di Dio saranno portati a termine. Riposiamo nel fatto che il cuore dei figli di Dio è stato riportato allo stato in cui erano i padri al principio. Riposiamo in ogni rivelazione della parola di Dio. Siamo giunti a riposare in Dio, nella Sua parola rivelata. E colui che è giunto al riposo non ha alcuna domanda, ha solo le risposte nel suo cuore. Ma una cosa è certa: non è la vostra risposta e non è la mia risposta. Ma la risposta divina, se voi e io avessimo potuto stare davanti a Dio con la vostra risposta e la mia risposta, non sarebbe stato necessario per Dio mandare un profeta con il così dice il Signore. Allora ci avrebbe abbandonati a noi stessi. No, Dio è fedele e veritiero nelle sue parole. E nella sua opera. La profezia biblica si sta adempiendo sotto i miei e i vostri occhi e tutti noi possiamo parteciparvi. Lasciate che siamo pazienti per sperimentare per grazia l'ultima parte che Dio farà ancora. E so che Dio ha fatto grandi cose in tutti i nostri cuori. La parola rivelata non tornerà a vuoto, attirerà la sposa fuori da tutto. Il risultato del seme che è stato seminato sarà una sposa senza macchia né ruga, che si presenta gloriosa davanti al volto di Dio, immacolata e irreprensibile. E pensate un po', voi e io possiamo appartenervi. Ora che siamo stati giustificati da Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, camminiamo sulla via, essendo pazienti. Senza gettare via la nostra fiducia, perché essa ha una grande ricompensa. La più grande e straordinaria ricompensa sarà quella con cui la Chiesa sposa chiamata fuori sarà ricompensata in quel giorno. Perché in ogni epoca che abbiamo alle spalle, gli eletti non hanno mai avuto un periodo così difficile come quello che abbiamo noi, ma così potentemente come Dio si rivelerà adesso, non si è rivelato nemmeno in nessun altro tempo. Queste due cose corrono parallele l'una all'altra e oggi possiamo riporre tutta la nostra fiducia nel nostro Dio e dire... Signore, tu sei verace. La tua parola è verace. In tutte le tue azioni tu sei fedele. Io loderò la tua fedeltà, la tua misericordia e la tua grazia. Possiamo dimenticare le nostre azioni. Possiamo solo vergognarcene, ma ciò che Dio fa è ben fatto. Rimane solo la Sua volontà. E in questo abbiamo riposto tutta la nostra speranza. Nel tornare a Me e nello stare in riposo sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Dunque, aspettare in silenzio. E stare in perfetta fiducia finché a Dio piacerà eseguire il suo proposito. Coloro che confidano in Lui non saranno svergognati. E noi riponiamo tutta la nostra fiducia nel Signore nostro Dio. Egli lo porterà a compimento in modo glorioso e lo porterà a termine all'ode e gloria del suo nome. Amen. Alziamoci in piedi e rendiamo grazie al Signore. Con tutto il cuore e con tutta l'anima ti ringrazio per la guida del tuo Santo Spirito. Tu ci hai fatto conoscere le tue vie e ai figli di Israele le tue opere. Abbiamo potuto riconoscere che tu guidi i tuoi santi in modo meraviglioso. Tu stai eseguendo il tuo proposito. Lascia che l'aspettiamo, o oh Signore. E poiché abbiamo ricevuto pace con Dio e siamo stati giustificati per la fede in Gesù Cristo, fa che passiamo attraverso tutte le tribolazioni, attraverso tutte le difficoltà, guardando sempre a Te e confidando in Te, o oh Signore. Io Ti ringrazio che hai posto in noi una speranza viva e una speranza giustificata, fondata sulla tua parola. Tu hai mandato il tuo messaggero, hai parlato attraverso lo Spirito, hai fatto conoscere i misteri. Oh, Signore, nulla è rimasto incompiuto. Tu sei fedele e verace in tutte le tue parole, giusto in tutte le tue azioni. Alleluia al tuo nome. Oh, Signore, io prego che questa riunione abbia aiutato me e tutti noi a riporre nuovamente la nostra fiducia in te, a diventare calmi, a fare silenzio, ad aspettare finché la colonna di fuoco non si alzerà di nuovo e noi saremo guidati. Oh, ti ringrazio per il grande privilegio di aver udito la tua chiamata, di aver compreso la tua voce e di averti seguito fuori dal campo. Salvatore, Davanti a te c'è una moltitudine. Gli uni da questo campo, gli altri da quello, sono usciti avendo udito la tua chiamata. Ora guidaci o oh Signore. Vai davanti a noi. Prendici per mano. Fa che non ci sia nessuno che zoppichi, nessuno che inciampi, nessuno che rimanga indietro. Salvatore, anche Mosè, il tuo eletto, che si è messo sulla breccia, ma ha parlato sconsideratamente. Tu hai ascoltato, hai tralasciato, hai dato grazia. E anche noi possiamo rendere sicura la nostra elezione per grazia, sapendo che la tua decisione è stata presa prima della fondazione del mondo. Alleluia! Oh Dio fedele, la tua unzione è su di noi. La tua pace è con noi. Oh Signore, che possiamo essere pazienti e aspettarti con piena fiducia. Tu farai bene. Noi adoriamo il tuo nome. Amato Signore, questa riunione non sarà conclusa se tu non avrai salvato i perduti, liberato i prigionieri, guarito i malati, amato Salvatore, ti chiedo ora, insieme a tutti i miei fratelli e le mie sorelle, che tu sia testimone in questo momento. Tendi il tuo braccio, conferma la tua parola, fa che nel nome santo di Gesù avvengano segni e prodigi, che le guarigioni avvengano tramite la tua divina potenza di risurrezione. Alleluia! Salvatore, io credo che tu l'abbia fatto proprio ora, in tutti coloro che richiedono con tutto il cuore in questo momento la salvezza, la grazia e la guarigione per se stessi. E ti ringraziamo per questo. Adorazione e gloria siano al tuo santo nome. Amen.